Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 20 giugno, martedì 20 giugno. Questa sera mi vedrete, dovrei andare a Carta Bianca dalla Berlinguer, ritorno in Rai, non è la prima volta, ma insomma è la seconda volta che ritorno in Rai dopo che il conte Mascetti se n'è andato via. Insomma, chi sta a casa può vedermi. Basta con le promozioni, andiamo sulle questioni serie, cioè sulla rassegna stampa come di consueto nella zuppa di porro. La questione fondamentale oggi su cui tutti quanti i giornali hanno dato ovviamente grande spazio è la questione di un gallese, di un inglese cattolico, immagino cristiano, che con un pullman è andato addosso e ha ucciso un fedele musulmano davanti a una moschea in Inghilterra. Ovviamente in questo caso sui giornali ci sono pagine, titoli, aperture, direi su tutti quanti i giornali, perché è la storia del, se mi permettete, più vecchia del mondo dal punto di vista giornalistico. È il cane che morde l'uomo? No, è l'uomo che morde il cane. Cioè, se mi passano il paragone, i politicamente corretti dell'ordine dei giornalisti non è che non mi espellano dal, si può dire espellano, ecco, forse questo potrebbe essere un modo per essere espulsi, non sapere bene l'italiano, se non vorrei essere espulso dall'ordine dei giornalisti, ma insomma questa è la storia, è l'uomo che morde il cane quando un cristiano uccide con le modalità dei fondamentalisti islamici, gli islamici non fondamentalisti che volevano pregare. La storia porta ovviamente una serie di considerazioni e di analisi. Io ne ho prese due tra tutte quante, sono quelle che più mi danno il senso di quello che sono le polarità oggi dei giornali, a parte la cronaca. Una è l'Avvenire, il giornale dei vescovi italiani, che nel cui fondo, sul cui fondo si scrive: non si può parlare in cui parla riguardo a questo atto del cattolico che uccide, o del cristiano che uccide i musulmani, non si può parlare di un gesto di un pazzo isolato, ma di odio diffuso. E io mi chiedo agli amici dell'Avvenire: ma ci avete spiegato che Nizza, Berlino, gli attentati dei fondamentalisti islamici, avete provato in tutti i modi a far pensare che fossero dei cani sciolti, dei pazzi isolati, che non ci fosse una regia unica, che lì non c'è, che fossero dei malati mentali, che avessero dei problemi economici, che vivessero nelle periferie, che cazzo di colpa nostra per il colonialismo? Questo quando ci ammazzano a noi, quando un pazzo della nostra religione o della nostra cultura fa una cosa ignobile come quella di ammazzare un altro essere umano, come ha fatto questo, invece non è un pazzo isolato. No, questo non è un pazzo isolato. Questo è il figlio dell'odio diffuso che noi abbiamo nei confronti dei fondamentalisti. Secondo me è pure colpa di Facci se questa persona ha fatto e ha scatenato questa violenza. Io penso che sia incredibile quello che scrive l'Avvenire, e penso che sia molto più credibile quello che ha scritto oggi Vittorio Feltri, come fa sempre lui, cioè se ne frega del politicamente corretto, sul Libero. Dispiace quello che è avvenuto, ma siamo... ma non siamo stupiti, dice Feltri, e non siamo sullo stesso piano tra quello che hanno fatto ieri a Londra e quello che ieri in Francia è avvenuto, perché la seconda notizia della giornata è che ieri in Francia sostanzialmente una macchina con dentro dell'esplosivo sarebbe dovuta rovinare e uccidere dei poliziotti della gendarmerie francese a Champs-Élysées. Hanno sparato e hanno ucciso l'attentatore, quindi è finito diversamente. Dice Feltri, i volontari dell'antiterrorismo c'era da aspettarseli. Dice Feltri. Vediamo che cos'altro. Cosa ho scritto qui? Vabbè, sì, poi la Repubblica fa una cosa molto buona, secondo me, e che ricorda il fatto che a un anno di distanza, sei mesi di distanza, mesi di distanza, nelle zone dei terremoti non sia successo nulla. Il 92% delle macerie è ancora lì e la burocrazia soffoca i sindaci, stanno morendo quelle zone. Collegato ovviamente al terrorismo e a questa brutta storia di cronaca è la questione della Ius Soli. E qui sullo Ius Soli io segnalo soltanto il pezzo di Sallusti, che secondo me è il più interessante, il fondo di oggi di Sallusti, in cui nota una piccola cosa che non avevo notato, i giornali non gli hanno dato grande peso, e cioè che Alfano ha cambiato idea. Il capo del partito popolare centrista che sostiene Renzi, e adesso è per lo Ius Soli, anche se dice che ci sono delle modifiche
modifiche da fare, e a questo punto ovviamente potete immaginare come questa giravolta venga definita giravolta da Sallusti e come la giudichi Sallusti. A proposito di centristi, è favolosa l'intervista oggi a Verdini, che dice: Renzi mi ha detto, quel delinquente toscano di Verdini, dice Renzi mi ha detto di non entrare nel governo Gentiloni perché lo voleva far cadere il prima possibile. Vabbè, ma poi l'altra cosa che mi diverte di più, che è la battuta più bella che fa Verdini, è dice: beh, ma la differenza tra Renzi e Macron è sostanziale. Macron ha rifiutato al suo ex presidente del consiglio Valls di diventare ministro del suo governo e di entrare nella compagine, ha solo accettato un piccolo patto di esistenza. Valls, ex premier di 55 anni, e quindi insomma ha fatto il duro. Macron è un uomo del rinnovamento. Invece mi sembra di capire che Renzi invece stia corteggiando un ex sindaco, non un ex premier, come Pisapia, e lo stia, e Pisapia se la tiri pure, solo che Pisapia, oltre ad essere non un 55enne, un 60enne, un 68enne, eccetera, è un ex sindaco, cioè, come per dire Renzi, un rilievo molto diverso, quindi mettendo sullo stesso piano Macron che spancula Valls, e invece Renzi che corteggia Pisapia, essendo Pisapia, secondo Verdini, nulla a confronto con Valls, dà la dimensione e la statura di uomini politici. Insomma, mi sembra un Verdini molto duro con Renzi. Molto interessante, molto divertente sullo Iusoli il pezzo di Giuliano Ferrara, che è l'apertura del Foglio, scritto benissimo, ma io non l'ho capito. Per carità, è un mio limite, ma non lo dico, secondo me è perfetto per la giuria del premio Strega, nel senso che loro riescono a capire i pezzi di Giuliano Ferrara. È scritto molto bene, c'è la parola decente contro i populismi, ma contro anche le demagogie. Non c'è Weltanschauung, come si dice, questa roba qua che spesso lei sui pezzi importanti del Foglio, mi piace molto di più. Cerco di intuire che sia contro, diciamo, il populismo, diciamo, di sinistra che vuole lo Ius Soli, però non lo dice molto nettamente. Non l'ho capito sto pezzo. Ho capito molto bene invece il fondo di Cerasa, che fa un mazzo così e fa benissimo a un anno di autocelebrazione della Raggi, come ho capito benissimo la bellissima vignetta di Vincino che prende per i fondelli questa Raggi su una statua che si erge come se fosse la risolutrice dei problemi di Roma. Direi che un altro tema fondamentale, è bravissimo il Sole 24 Ore, ma d'altronde nel suo DNA a svelarlo. Certo, se ogni tanto facesse anche un commentino il Sole 24 Ore su queste cose, invece sui grandi temi, non so, della geopolitica mondiale, forse noi lettori del Sole saremmo grati al Sole. Però capisco che i giornalisti amano più la geopolitica. Però il pezzo c'è, cioè l'unico giornale che oggi ci spiega cosa vuol dire questa dannata riforma della penale, che ha reso e renderà la vita degli associati della Confindustria, che non se ne rendono conto perché quelli stanno a Roma, non hanno un'azienda, non hanno problemi di reati fiscali perché il loro reato qualsiasi è non amministrativo, che aumenta la prescrizione da 8 a 13 anni per i reati fiscali, da 6 a 10 anni per i reati fiscali, 13 anni, se c'è una rogatoria, 6 mesi in più, ci scrive oggi il Sole 24 Ore, per ipotesi di reati fiscali. Spiego ai miei amici del Sole 24 Ore della radio, se gli viene in mente di essere ogni tanto così comunisti, mi viene da ridere come sono, di ricordarsi che l'aumento della prescrizione, ricordatelo, fate una battaglia, questa è una cosa incredibile, l'aumento della prescrizione per i reati fiscali a 13 anni è una roba che gli associati di qualsiasi associazione imprenditoriale dovrebbero fare le barricate. Oggi c'è il Sovratostato del Sole e sono contento che lo ha fatto, ma bisogna su questo fare una battaglia, è uno scandalo aumentare la prescrizione, porca miseria, in un paese normale la prescrizione non arriva a 13 anni per reati fiscali con questa amministrazione di merda che ti tiene e che ti ricatta per 13 anni, ci vuole molto a capirlo? No, un commento al Sole oggi non lo leggo perché oggi ci occupiamo di geopolitica, di Ius Soli e di cose molto più serie evidentemente nella storia del paese. E ultima notazione, oggi Serra su quella rubrica sovratestata di Repubblica, unico giornale al mondo che era sovratestata con una rubrica, Serra scrive in 10 righe, finalmente l'ho capito, quello che ieri Mieli ha scritto in 200 sul Corriere della Sera facendo il fondo, e dice: questo capo della sinistra estrema che si chiama Montanari è un po' ridicolo, dice Serra, perché candida l'elettore di sinistra, se vota Montanari, a perdere per tutta la vita. Insomma, oggi le 20 righe di Serra sono la cosa più chiara del mondo per capire cosa succede a sinistra, cioè che c'è un pezzo della sinistra destinata a essere sempre antagonista a Renzi, sempre antagonista al PD, e chi vota quel pezzo della sinistra è destinato a essere sempre all'opposizione.
Questo è quello che scrive Serra in 20 righe, ma nemmeno 15 righe della sua rubrica, quindi chapeau alla capacità, una volta tanto, di Serra di riuscire a spiegare le cose meglio di tanti altri tromboni in giro per la politica italiana. Ci sarebbero tante cose di politica che vi risparmio, sono passati 9 minuti e 58, questo è quanto, vi do appuntamento con la zuppa di Porro domani alla stessa ora sullo stesso canale, cioè su Facebook, e chi di voi non l'ha ancora fatto, vada su YouTube. YouTube è il mio canale personale in cui potete iscrivervi e avere anche molto altro materiale, oltre al sito www.nicolaporro.it. Ho fatto marchettone totale, stasera in televisione, il mio sito Nicola Porro e YouTube. Insomma, avete capito, mi sto preparando a una veloce disoccupazione dagli editori tradizionali, quindi devo lavorare sulla rete il più possibile. Ciao!